Complimenti a te e alla squadra, sicuramente. Parto da qui. Cosa gli hai detto se ci hai parlato in spogliatoio? Perché immagino tanta amarezza dopo una grande partita all'Udinese che avrebbe meritato, per quanto visto sul campo, il passaggio del turno. Ho detto loro bravi, che sono orgoglioso di loro e che perché hanno fatto una grande partita. Perché è giusto che nei 120 minuti gli venga riconosciuto quello che per 119,56 secondi hanno fatto. Ho visto una squadra viva, non ho visto una squadra cattiva, ho visto una squadra attenta, ho visto una squadra che voleva il risultato. È quello che rispecchia me, è quello visto. Quindi bravi, che gli ho detto, bravi. E anche tante indicazioni molto positive da ragazzi che hanno avuto meno spazio, soprattutto i giovani. La personalità di Samardžić, un Soppi che è cresciuto esponenzialmente nel corso della partita e l'ha chiusa in costante crescendo. Udoge che però già è un titolare, tanti bei segnali. Tantissimi bei segnali. Samardžić ha fatto una partita straordinaria. Bene Soppi, bene Udo, bene Perez. Bene tutti, perché se ci si ferma ai singolo è un errore. Ho visto una squadra che ha avuto un impatto forte contro una squadra forte. Ti ha lasciato, immagino, anche delle belle indicazioni proprio per la gara di Genova, no? Anche le belle prestazioni non solo di success, anche di quando è entrato lo stesso Makengo, che ha dato un bel impatto alla partita, Mato Iaialo, non per parlare dei singoli, però in generale ti chiedo se questa l'Udinese vuoi vedere al Ferraris, perché magari il tipo di partita sarà anche più sporco, no? Vista la situazione del Genoa, come, anche come garra, come grinta che ci hanno messo. Quello deve essere parte di un'identità nostra, la nostra identità è questa, una squadra con idee chiare, coraggiosa, non folle, ma coraggiosa, è quello che ci siamo detti, è quello che ci siamo ripetuti, è quello che vogliamo essere da qui alla fine del campionato. Ultimissima è una chicca, io ti ho fatto i complimenti durante la partita perché la preparazione della gara, spostando Wallace un po' sul centro sinistra, immagino per Milinkovic, perché l'ha annullato anche con la sua prestanza fisica. Anche Wallace, quindi complimenti anche per quella mossa lì. Vabbè, complimenti quando si vince, quando non si vince. Wallace mi è piaciuto, ha interpretato bene la posizione, ha fatto bene, ha fatto bene.